Signore, tu sei la via che conduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, tu sei la verità che illumina ai popoli, Cristo eleison. Cristo eleison. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio non lo perdi, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Siate temperanti, vigilate. Il
Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetevi saldi nella fede. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai detto. Affido il mio spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Nella tua santa ci sono nel sonno non ci amano mai, il cuore vero di un Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascio, Signore, per il tuo servo, vada in pace secondo la tua parola. E perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare la gente e gloria dell'uomo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda la notte serena e la riposa tranquilla. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato nella nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto con carne di vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giarre di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 panini. E Gesù disse: riempite d'acqua le giarre, e le riempirono fino
Disse allora di nuovo: ora giungete e portatene alla maestra invitata. Ed essi viene portata. E come ebbe assaggiato l'arma diventata lì, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma non sapeva di sé di chi aveva tutta l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono dal principio quello buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il meno buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Cristo è Dio, verità e vita. La preghiera per carità, cioè attraverso la via Cristo, amore, carità, rivolta alla verità, Dio, amore, carità, conduce alla vita, amore, carità. Signore, aumenta la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità. Alla fine, però, resterà solo la carità. Siamo come spugne, assorbiamo ciò che ci circonda, acque pure ci rendono puri, acque putride ci rendono putridi. Aiutaci ad educarci, a frequentare i poveri, che sono acque purissime, che ci rendono sobri e sinceri, come te. Aiutaci ad assorbirne l'essenza, i valori, lo sguardo, il cuore. Allontanaci dalle acque putride, dai ricchi e dai potenti, dai mediocri, dai presuntuosi e dai superbi, che ci rendono come loro, che non sono come te. Aiutaci ad educarci, ad assumere una funzione, prevalentemente pedagogica, verso noi stessi, perché non siamo perfetti e dobbiamo darci riferimenti e percorsi educativi. Siamo spugne, libere di decidere in quale acque immergersi, di quale liquido impregnarci. Siamo una società liquida, scegliamo la parte di mare migliore.
Quando cammino per le strade di questa città così dispersiva, tra gente, tra tanta gente che ti sfiora frettolosa, incurante, che pensa solo a sé e che sembra non accorgersi di nulla, talmente assorta dei pensieri, paure, ansie, dubbie, piccole gioie e grandi dolori. Ma chi sono quei baccelli colorati che vedo sulle panchine delle stazioni? O sdraiati per terra e strada, sono poveri esseri umani, avvolti in variopinte coperte, o forse ciò che resta di loro, corpi senza identità, senza più risorse né dignità. Aiutami, o Signore, a non essere insofferente nelle lunghe attese della vita, a sopportare le ingiustizie, a ostacolare le prepotenze verso chi non si può difendere. Che non conta niente. Abbi misericordia di noi, o Signore, illumina il nostro cammino quando si fa buio e tortuoso, e donaci quella forza che solo tu puoi darci per affrontare le tempeste quotidiane. Dacci il coraggio di vivere, nonostante i lutti, le avversità, le sconfitte, le scelte difficili e combattute, la violenza della carne, i tradimenti, le delusioni, le falsità. Aiutaci a venire il bruciore di antiche ferite profonde. Infondi nei cuori dei nostri figli il seme della fede e della speranza. Fallo crescere con il tenero sempre vivo in loro, anche quando il futuro è incerto e nebuloso. Allontana l'avidità, la dissoluzione e l'indifferenza. Ascolta il pianto disperato e silente di chi non crede o di chi non sa pregare.
Grazie a voi, Signore, per tutto ciò che ci hai donato, l'amore e il sorriso dei nostri figli, delle persone a noi più care, le radici e i valori trasmessi dalla nostra famiglia di origine, la saggezza degli anziani, l'affetto e il sostegno dei veri amici, la stima di chi sa apprezzarci, la pazienza di chi conosce i nostri difetti, la ricchezza dei ricordi dell'infanzia e di quelli lontani nel tempo, ma che ancora ci gratificano. Le note di una canzone, il profumo del pane appena sfornato o della terra bagnata da un temporale, la voglia di vivere malgrado tutto. Ti siamo immensamente grati per la gioia che proviamo nel fare un semplice atto di carità, un gesto di condivisione, un saluto, una parola di conforto, un dono a chi non se l'aspetta, una carezza a un cane o un gatto randagio, perfino nel raccogliere lo sfogo di chi soffre e chi è diverso e chi ha tanta rabbia dentro. Ora sento i miei passi più veloci e più leggeri, sono pervasa da un'euforia inspiegabile, anche se nulla è cambiato, se i problemi forse sono gli stessi. All'improvviso mi sento sicura, serena, in pace con me stessa e con gli altri. Sono in uno strano stato di grazia.
Sei tu, Signore, che hai guidato i miei passi, ieri, oggi e domani. La carità è stata un filo conduttore di tutta questa nostra riflessione e la ritroviamo nelle parole di Madre Teresa di Calcutta, che ha dedicato tutta la sua vita alla carità. Ci sono rughe, segni sul volto di chi ha sofferto, di chi ha sorriso. Ci sono rughe, segni che diventano disegni, dipinti, bellezza, sul volto di chi ha sofferto, sorriso, ma soprattutto amato, il volto bello della carità. Concludiamo queste nostre riflessioni recitando tutti insieme la preghiera. Signore, tu hai detto, io sono una via, la verità e la vita. Aiutaci a seguire la tua strada, lungo le vie della nostra vita, per incontrarti in quanti hanno fame, se bisogno di aiuto. Mandaci il tuo spirito di verità, per illuminare i nostri passi e sostenerci lungo il cammino. E aiutaci perché in ogni stagione della nostra vita noi ci sappiamo mediare per lasciare a te il mondo un po' meglio di come lo abbiamo trovato.
Dio sia benedetto, Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto il suo preziosissimo sangue, Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto Gesù, Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto Dio dei suoi angeli e dei suoi santi, benedetto Dio dei suoi angeli e dei suoi santi. Thank you.